Salve ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi sono le ore 9:30, sono l'11 novembre. La città ve la dirò alla fine. Intanto questa è la meta dei miei sogni. Logicamente vi voglio dire una notizia buona, che però la medicina in Italia e anche in altri paesi, per quanto ne so, ancora tiene chiuso in una stanza stagna. Però c'è un laboratorio di medicina, non mi ricordo, nell'Emilia Romagna, dove ci sono dei cani che sono addestrati per far sì di avere in tempo giusto la previsione se una persona ha il cancro, il tumore o comunque sia cellule tumorali nel proprio corpo. Ebbene sì, sono riusciti a costruire una squadra di cani che attraverso il proprio olfatto riesco a sentire dalle urine se una persona ha cellule tumorali nelle vesciche, nei reni, nella vagina e nella prostata, ok? Annusando in un tampone le urine della persona. Dicono questi medici che hanno istruito questi cani che c'è il 90% del risultato va a buon fine di quello che viene analizzato attraverso i cani. Però diciamo quelli che non sono dentro la medicina danno ancora di più alte riscontri positivi da parte di cani, arriva quasi al 100%, io direi, oserei dire, anzi oso. E questo non soltanto per questi tipi di tumori, addirittura anche tramite l'espirato polmonare, quindi un tampone sul respiro della persona, possono vedere se ha cellule tumorali nei polmoni e nelle mammelle. Questo vuol dire che attraverso il nostro fido amico cane abbiamo la possibilità di poter monitorare ogni anno senza costi, senza doversi sottoporre a dei raggi, senza sottoporsi a biopsie o a quanti altro, che non danno mai la risposta al veritiera, perché logicamente se è millesimale la cellula tumorale presente nel corpo, con la biopsia o con i raggi magari non si riesce a vedere. Invece grazie a questi tamponi che vengono presi dalla persona, l'espirato polmonare come ho detto prima, o tramite le tracce delle proprie urine, in queste parti del corpo è possibile prevedere se ha il cancro oppure no, e quindi poi portare degli analisi più approfonditi sulla persona, perché quando il cane si ferma davanti al tampone e ti guarda, vuol dire che quel tampone c'è presenza di cellula tumorale. Quando invece lui annusa e se ne va via, vuol dire che lì non c'è niente, la persona è sana. Sai quanto si risparmierebbe anche a livello di ASL, di costi, di impegni, di paure, di pensieri, di preoccupazioni che ci attanagliano? Quanto si potrebbe risparmiare? Tanto. Un Dibella è diventato famoso con i suoi cocktail e ha ammazzato tante di quelle persone alla fine, però l'hanno fatto diventare famoso. Questi dei cani non viene fatto famoso da nessuna parte, viene visto alle 2 o 3 di notte sulla televisione, su Rai 1, gli fanno un dossier e basta, spazi non gliene danno. Invece io porterei sicuramente sul mio canale, voi che vi argomentate e lo fate girare questo video, per far sì che in tutte le ASL d'Italia ci siano questi cani addestrati, pronti a individuare il nostro tumore nel nostro corpo, perché sarebbe molto più semplice e più snello per noi sottoporsi a delle analisi in questa maniera rispetto alla prassi, che vuol dire mesi e mesi di attesa, e nel frattempo può crescere il tumore se c'è, oppure quando ci vai la biopsia ha preso una piccola parte del corpo che magari quella era sana ma non in altre parti, perché non si sa dove può essere la cellula tumorale, non è che si può prelevare tutta la prostata, voglio dire, non puoi fare l'asportazione totale, prendere un pezzettino. È tutto qua insomma ragazzi, però so che sconvolge la medicina dire che un cane è meglio di un medico, ma oso sfidare se preferite avere un cane in casa o un medico alla porta. Arrivederci, siamo a Senigallia.